Stiamo facendo vela verso il colonnello Monroe. Quindi stiamo cercando di portargli ausilio e aiuto, oltre che morale, anche di cannonate. E mo speriamo di non trovare parecchia gente sul nostro tragitto, perché sennò saranno bei cazzi, come direbbe qua, Mr. Slave. Allora, naturalmente i viaggi rapidi temo non siano possibili. Non so se a questo punto conviene fare il giro lungo così ed evitare questa nave e questa nave. Proviamoci. Magari funziona. Già quella sta girando per cannoneggiarci. Sono dislessico. Per tirarci cannonate direi di evitarla con scrupolo. Anche se stiamo andando verso un forte, quindi voi direte che cazzo è fatto fra. Non è la mia intenzione. Ma un po' com'è questo forte? Sarà, insomma, mia premura, poi, come vi ho detto negli altri video, sbloccare tutto, non vi preoccupate. Vediamo dove siamo. Quindi dovremmo tornare indietro di qua. Dai, che ce la facciamo. Un bottino galleggiante è tutto per noi. Pronti all'impatto! Come all'impatto? Ma che sta dicendo? Sono un capitano di nave perfetto, Dio mio. Non mi sono ancora andato a scontrare. Se pensate... Confrontate a Giulio e Joe. Dai, sono bravino. Scrivete tra i commenti se faccio così schifo. Oppure me la sto cavando bene. Vediamo un po'. 1000 metri. Siamo a 1000 metri di distanza. Dai, ragazzi, dai, che ci siamo quasi. Non voglio attraccare qui. Che tra l'altro è un altro fortino, ma amico forse. O nemico. C'è un pallino rosso. Vabbè. Chissà come se la passa Monroe in mezzo ai francesi, magari poi scopre l'amore, si innamora di una francese ed è finita lì. Allora, dov'è? Sì, devo continuare. Ok, continuiamo. Questa infatti è solo una baia. Dai, vai veloce. Quando date velocità massima, come vedete, cambia l'inquadratura. È un peccato da una parte perché... così facendo non potete cannoneggiare tutto ciò che vi capita a tiro. Chiudete gabbie e controvelacci. Controvelacci. Mettete i trevi al vento. Dai. Piano piano. Dai che adesso arriva a tracca. Via tutte le vele. A tracca. Perfetto. Andiamo a dare una mano al nostro amico colonnello Monroe. Dai, però staccati. Bravo. Eccoci qua. Dai, arrampicati. Su, via. Da bravo. Eccolo qua. Vediamo cosa ha da dirci. Lo zio Sam. Jay, sono felice di rivederti. Jack. Sembra Django Unchained. Si è reso il generale Montcalm. I francesi insieme agli Abenaki hanno preso Fort Henry. Johnson avrebbe dovuto portare dei rinforzi qui. Non vedo nessun altro. Gli Abenaki sono nervosi. Non capiscono i termini della resa e non obbediscono a Montcalm. Il colonnello e i suoi sono stati liberati. Finiranno in una trappola. Restate qui, nel caso arrivi Johnson. Io proteggerò il colonnello. Grazie. Forse riuscirò a saldare il mio debito con lui. Addirittura? Vabbè, dai, andiamo subito a salvare il colonnello, perché non voglio avere Spero debiti con nessuno. Tempo. Zona vietata, è tutta zona vietata. Perfetto. Tra l'altro qua... Che bello. Ragazzi, minchia, se sono micidiali assassini questi locali. Devo stare attento. Tra l'altro ho parato per culo perché stavo tipo peggiando B per sbaglio. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Allora, lassù c'è un punto di osservazione che
Voi direte, non è male, no? Avere un'idea di dove si sta andando. Mamma mia, che fastidio. Ok, forse è il caso di usare la vista d'aquila più spesso, perché qua sembrerebbe non esserci nessuno, però... Eccolo lì, lo stronzo. Now you will face death. Keep him hemmed in. Dai, uccidimelo, bravo. Perché prima non me l'hai ucciso? Tra l'altro, lui lo posso depredare, ma questi soldati che sembrerebbero britannici, no, eh. Qui sembra tutto libero. Quindi direi di depredare. Ok. Trova Monroe. Marchia i nostri nemici. Bel lavoro. Questo è ucciso. Aspetta che adesso esplode. Forza, signore, non c'è tempo. Portiamo gli uomini rimasti alla Morrigan. Un'offerta gradita, capitano. Seguitemi, c'è una via sicura. Ma questi sono francesi, ma i francesi non ne hanno blu. Vabbè. Lui dice che c'è una via sicura. Se posso farvi una domanda, cos'è accaduto al forte William Henry? Pessima organizzazione e ancor meno fortuna. Montcalm è riuscito a bombardarci per giorni. Mangiarane. A dire il vero, ha agito con grande onore. Ci ha fatto un'offerta molto più generosa di quella che ci saremmo aspettati. Abbiamo tenuto le armi e soprattutto i nostri colori. Ma dai, questo è l'ultimo dei Mohicani, uguale all'ultimo dei Mohicani. Ci difendano. Voi sì? No, io no. Non siamo ancora fuori pericolo, colonnello. Per la lealtà, beh, ve lo devo. Voi mi avete salvato. Ora una seconda possibilità. È un anno che lavoriamo insieme e in questo periodo vi siete reso utile in ultimo di qualsiasi debito. Voi pensiate di avere nei miei confronti ormai a estinto, non credete? Forse sì. Ok. Va bene, quindi noi ci sentiamo perennemente in colpa. Adesso ci sono gli ultimi. Ci sono gli uroni che ci faranno un culo. Ma che poi non sono indiani, sono. Cosa sono? Sono civili. Difendiamo. Li farò fuori il più possibile. Dai, vieni qua, rompi la difesa. Oh, scemo di merda. Scappa, scappa, scappa. Questo. Oh, ucciso. Mi raccomando, Morro, non fare casini, per carità di Dio, perché non ho tempo. Ma che cazzo? Cazzo, se m'ha scopato male questo. Che palle, dai, dai, che ce la fai? Bene, colonnello, fate proseguire i vostri uomini. Io andrò avanti e vi segnalerò i pericoli. Strategia astuta. Molto bene, guiderò i miei uomini. Aspetta che qui un attimo che salta fuori il baluba a volermi uccidere. Cosa c'è là in alto? Ah, ok. Ok. Quindi quello a posto così, dai, sì, però staccati, cioè apprezzo molto il gesto, ma mi sa che non ce la faremo. Vediamo se riesco a raggiungerlo.
È lassù, eh. Come ci arrivo lassù, però? Bel casino. Vediamo se ce la facciamo con questo bel troncone. Dai, sali. Qui? Almeno ti arrampichi? No, eh. Niente, non si arrampichi. Come vado lì sopra? O che ci vado da là in fondo? È l'unica, mi sa. O ho sbagliato strada e me la prendo nel culo. Cosa che, conoscendo questo canale, non è così remota come possibilità. Dai, sali. E qui può salire però, eh. Non mi dire balle, perché ci sono proprio i bordi bianchi, il che vuol dire che riusciamo a salire. Vediamo se c'è qualche stupido scemo. Ok, qua non puoi salire, quindi vai di qua. Niente, non puoi salire neanche di qua. Che sbatti. Come faccio? Ragazzi, mi sa che sono salito dalla parte sbagliata, quindi mi tocca tornare indietro. Ma che bello, che bello. Voi direte, ma perché fai così, Fra? Perché? Perché, ragazzi, non si capisce. Dove cazzo salivi? Dai. Vai veloce. Riuscirai a salire in qualche posto? Ok, sono ancora lì loro. Quindi, volendo, lì c'è una parte dove ti puoi arrampicare, che non avevo vista prima. Che bello, che bello. Arrampichiamoci subito. E vediamo un po' che cosa succede. 11 metri, dai, che sono... Perché fai così? Ah, ok, proprio Extreme Mission Impossible. Lui che si arrampica senza corde, a cazzo duro. Come tutto bucolico e immensamente nature. Ok, devo uccidere tutte queste persone? Non ce la farò mai. Ok, via. Ok. Anche tu. Fa vedere che non ci siano... Che non ci siano baluba nascosti. Ok. Merda, quello m'ha visto. Andiamo subito dal tipo. Sì, ho visto che m'ha visto. Piano. Ok, ripulisci la zona. Comunque mi piace come messaggio. Ripuliamo la zona. Tra l'altro siamo degli eroi, perché stiamo salvando un intero reggimento di sopravvissuti inglesi. Cioè, come se nell'ultimo dei moicani, di fatto il moicano avesse saltato tutti. Salvato tutti. Ok, questo ucciso. Andiamo dall'ultimo stronzo qua. Ehi, quello lì, là, come ci è arrivato? Ah, ok. Era più se... che palle! Usa come scudo umano, in effetti non è una brutta idea. Quelli stanno mirando come dei bastardi. Tra l'altro hanno una mira one shot. Qua è meglio di Unity, perché in Unity quello che succede è morto, sì o no? Unity, cioè, una volta che hanno mirato potete anche ripararvi dietro dei muri e vi giuro che il proiettile vi raggiunge lo stesso.
Presto. Che Sego Wasi non avrà pietà. Che Sego Wasi? La conoscete, signor Gorman? Sì, colonnello. È uno degli uomini di Achille. Un assassino. Ok. Come lo ero io. Allora sanno che sono un templare. E ora lui sa che siete vivo. E che lavoro con i templari. Non sono uno stolto. Gli assassini mi daranno la caccia ora. Siamo entrambi bersagli. Sì, però non si può tradire la causa così, solo perché abbiamo provocato un terremoto a Lisbona. Abbiamo scelta. Siamo sopravvissuti al confine. Lo faremo anche adesso. Va bene, dai. Mi hai veramente motivato. Merda, merda, come faccio adesso? Ecco. Ancora? Merda, ragazzi, ma che è? Ah, ok, è proprio fallito così. Cioè, non sono arrivato in tempo, fallito. Va bene, ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, anche se ci sono io, anche se non sono carichissimo oggi perché sono ritornato dal lavoro. Bella spolliciata in su e ci vediamo al prossimo video.